Lo sapevi che esistono quattro dogmi mariani? I dogmi sono pronunciamenti definitivi della Chiesa su materie di fede, ai quali i credenti sono tenuti a credere. Per definire un dogma è necessario un intervento speciale della Chiesa, che esplicita la verità contenuta nella rivelazione. Nella Chiesa Cattolica ci sono 44 dogmi, di cui 4 riguardano la Vergine Maria. Maria, Madre di Dio. Il dogma di Maria, Madre di Dio, è quello più antico. È stato proclamato dal Concilio di Efeso del 431. Affermando che Maria è veramente la Madre di Dio, viene difesa anche l'identità divina del Figlio. All'inizio di ogni anno, l'1 gennaio, si celebra la solennità di Maria, Madre di Dio. Verginità perpetua di Maria. Il dogma è stato definito dal Secondo Concilio di Costantinopoli del 553. Esso afferma che Maria è vergine prima, durante e dopo il parto. Questa certezza è presente nella Chiesa fin dalle origini ed è stata riaffermata più volte sia nei concili sia nel Magistero ordinario, fino al Concilio Vaticano II che afferma che la nascita di Cristo non diminuì la sua virginale integrità, ma la consacrò. Immacolata Concezione. Il dogma fu proclamato da Pio IX l'8 dicembre 1854. Da allora in questo giorno si celebra la solennità dell'Immacolata Concezione. Il dogma afferma che Maria è stata preservata dal peccato originale nel primo istante della sua concezione. Ciò è avvenuto per grazia di Dio in previsione dei meriti di Gesù Cristo. Assunzione. Il 1 novembre 1950 Pio XII proclamò il dogma dell'Assunzione al cielo di Maria in anima e corpo. La Vergine non ha sperimentato la corruzione del suo corpo, un privilegio legato al fatto di essere senza peccato. L'assunzione della Santa Vergine è una singolare partecipazione alla resurrezione del suo Figlio e un'anticipazione della resurrezione degli altri cristiani. Il dogma dell'Assunzione è celebrato nella solennità dell'Assunzione il 15 agosto. Il Signore ti benedica. Jesus.